vuole iniziare con domande? Carmine? Buongiorno mister, Carmine Troisi e Telefoggio. Beh, si chiude questo trittico una settimana, le precedenti due insomma sono state ampiamente incoraggianti per il Foggia. Adesso però arrivano sulla strada del Foggia due sfide che, a personale parere, insomma, potrebbero davvero insomma, far intraprendere la svolta autentica, la svolta vera. È d'accordo su questo? Mi piace a personale parere, buongiorno a tutti, perché il suo parere non è il mio, o meglio, ritengo che questa sia una partita la più difficile delle tre che di questa settimana, primo perché è la terza partita, secondo perché, come ho detto, l'otto volante è sempre pronto a partire e quindi noi dobbiamo stare belli concentrati, belli coi piedi per terra, consapevoli che siamo in zona play-out e quindi poche chiacchiere, domani abbiamo una partita assolutamente difficile contro una squadra che ha cambiato sistema di gioco, che ha fatto una bella vittoria col Messina e quindi intanto penso a quella di domani e ritengo che è quello che ho detto subito ai miei giocatori mercoledì mattina, è la più difficile ragazzi, non abbiamo la possibilità di mollare un millimetro, se molliamo un millimetro non possiamo fare questo lavoro, perché vuol dire che con la testa non siamo preparati per fare questo lavoro. Mancherà Futai lì davanti più a un 6 e 8, perché vedo che mister Gallo tiene molto in considerazione. Io tengo in considerazione tutti, devo ancora decidere. Tonin mi dà la possibilità di giocare in un certo modo. Ogunsei chiaramente è un giocatore che dà più riferimento, però magari a volte anche se Tonin a livello proprio morale sta bene, perché ha capito che è un giocatore che mi piace e quindi è pronto per entrare dall'inizio. Ogunsei ha fatto gol, quindi tanti insegnano che sfruttare la scia dell'entusiasmo del gol è importante, vedremo, perché anche in funzione dell'avversario farò questa scelta, anche in funzione di come stanno, perché in ogni caso è la terza partita e quindi devo anche fare queste valutazioni. Buongiorno mister. Buongiorno, buongiorno. Tosto si Foggia Today. Due domande, la prima riguarda le due partite precedenti. La cosa che mi ha colpito tra le tante positive è l'approccio dei giocatori che sono entrati. Anche per 5 minuti sembrava dovessero giocare la partita della vita. Si può dire che questa sia una delle risposte che lei cercava con maggiore urgenza dei giocatori, prima ancora delle risposte di natura tattica? Questi sono professionisti pagati. Se si fanno fuori, si fanno fuori velocemente, perché chi non si fa trovare pronto, posso dargli una possibilità, posso dargli la seconda. Dopodiché, se alla seconda non sei pronto, vuol dire che la prima non ti è servito o non hai voluto che ti servisse e quindi non hai più possibilità. Quindi devono stare dentro questo progetto, l'ho già detto, o stanno dentro o se no sono liberi e in modo da uomini e dire a me non va bene che non gioco e quindi liberissimi, le porte sono aperte, quindi liberissimi. Chi è dentro qui, chi sta lavorando con me in questo momento mi sta facendo vedere che è dentro, che è pronto. Ogni istante l'hanno dimostrato martedì, chi non si farà trovare pronto, perché poi succederà che qualcuno che magari non pensa di verrà chiamato in causa e allora lì dopo diventa un problema. Io gli dico sempre a loro, non voglio vedere che vi dovete mettere i parastinchi, che vi dovete mettere il nastro, che vi dovete mettere tutte queste moine, un'ora e mezza non è morto nessuno, anche chi sta seduto, un parastinchi, scotch, perché quando devo fare un cambio, ed è successo martedì, Peralta era seduto in panchina. Ho detto Diego scaldati, ha fatto 20 metri, Diego entra, quindi non si è scaldato, non ha fatto niente e si è fatto trovare pronto, ma aveva i parastinchi, aveva il nastro, aveva la maglietta, perché ogni tanto vedo che si va in giro con la maglietta, come un'ora e mezza di lavoro fatto al 100% e ti può dare dei risultati importanti. E poi dopo di chi parli di Peralta, parli di Ogunsei, che uno è entrato e l'altro ha fatto gol e si sono fatti trovare pronti. Questo vuol dire essere squadra, questo vuol dire ragionare uno per l'altro, questo vuol dire essere collegati. E questo loro devono fare sempre, se no sono fuori. Poi volevo fare una domanda su Rizzo, per Foggia ha giocato sempre terzino, lei l'ha impiegato questo ruolo, come si può dire, di braccetto,
che non è infrequente anche ad alti livelli, molto spesso si utilizza il terzino perché evidentemente dà delle soluzioni in più nello sviluppo dell'azione. Le chiedo, lei ha 5 terzini, c'è qualcun altro che all'occorrenza per caratteristiche può fare quel ruolo, oppure crede che solo Rizzo abbia quelle attitudini? Costa l'ha fatto, Leo secondo me lo può fare, ma la scelta di Rizzo è perché a frequenza rispetto agli altri due centrali, tre compreso Di Pasquale, parlo dei due quelli che hanno giocato, ma compreso Davide, che ha più frequenza di tutti e quindi è quello che può aiutare nella palla sopra. Secondo me l'ha fatto molto bene, è un ruolo che gli piace perché poi è intelligente e quindi secondo me è una soluzione interessante per me, utile per me e interessante per lui, perché più ruoli sanno fare e più possibilità hanno di giocare. Grazie. Prego. Mister, buongiorno. Buongiorno. Non sapevo, Gazzetta dello Sport. Le chiedo, a livello di testa, come sta il Foggia? Visto che sembra una domanda banale, però una settimana fa, prima di Crotone, è passata solo una settimana. Non è una domanda banale. La testa, per tutti noi, è fondamentale, no? Come ci alziamo, con che umore ci alziamo, è la nostra testa che lo decide. E se il nostro lavoro va bene, la nostra testa fa sì che tutto vada bene, tutto sia veicolato verso qualcosa di positivo. Sono arrivati due risultati importanti, non per fortuna, ma per prestazione, per lavoro, per determinazione. Quindi quello che hanno fatto, a volte non succede, no? A volte ci vuole più tempo, quello che hanno fatto in campo, nell'allenamento, poi se lo sono ritrovati in partite e hanno ottenuto il risultato, quindi è il massimo della medicina. E quindi stanno bene con la testa, sono liberi, vedo che si inizia a cercare qualche cosa di diverso. Abbastanza bene, ma non devono stare bene perché la situazione è ancora molto complicata e quindi se stai troppo bene poi dopo ti rilassi e vai dall'altra parte. Uno dei problemi, no mister, glielo dico, questa squadra fa, in questo campionato non ha mai fatto più di un gol in una partita, a Castellammare ha avuto tantissime occasioni, ne ha realizzato solo uno, perché se ne avesse segnato magari qualcuno prima probabilmente avrebbe trovato difficoltà minori, no, nel certo raggiungere l'obiettivo. Vero, anche col Crotone abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita in modo più rotondo. È una spiegazione che mi sono dato e che gli ho dato a loro, ma me la sono data io per l'esperienza che ho maturato da giocatore, da allenatore. Quando non sei sereno, arrivi contratto, hai l'impatto con la palla, sei frenetico, vuoi determinare, vuoi spaccare la porta. Quando poi, se tu ci pensi, una porta di 7,32 con un portiere che in piedi occupa 40 centimetri. Perché la forza? Perché devo tirare addosso al portiere? La porta è tanto grande, però lì è la serenità, la tranquillità di chi si trova in quel momento ed è lucido. La lucidità arriva dalla condizione fisica, più sono allenato, meno arrivo stanco e più posso ragionare. È tutta una catena, un anello collegato all'altro su cui noi stiamo lavorando e su cui voglio arrivare con la mia squadra, voglio che i miei giocatori arrivino a fare la partita, a gestire la partita con lo sforzo. E quindi anche in quello secondo me ne trarremo vantaggio in fase conclusiva. La tranquillità e la consapevolezza di... Mi si è cambiato Sciacca tra il primo e il secondo tempo, problemi... Non stava bene, aveva avuto un problema allo stomaco, non sta bene. Non è stato bene anche il mercoledì. Poi dopo giovedì, ieri si è allenato, oggi si è allenato, quindi è disponibile. Sono tutti disponibili? Tutti disponibili, tranne Papazov che ha avuto un problema alla caviglia, il resto è Vutai chiaramente. Grazie. Prego. Buongiorno mister. Buongiorno. Seracino, Foggia, Città Aperta. Il Foggia, visto a Castellammare, secondo me ha fatto qualcosa che prima non faceva, cioè ha reagito dopo il gol subito, prima fece così lei, dopo il gol dell'avversario la squadra spariva praticamente da là. Alla partita, le chiedo se è cambiato solo nella testa oppure c'è stato qualcos'altro che è accaduto, e poi le chiedo cosa invece ancora non le piace nei suoi giocatori. Allora,
La partita contro la Gelbinson, secondo me il primo tempo è stato, non potevo dirlo lì, no? Ho detto un primo tempo sufficiente, se vi ricordate. Secondo me il primo tempo, per attenzione, era già un segnale importante di quello che stavano facendo. Erano passati due giorni, avevano lavorato un giorno soltanto, però l'attenzione io l'avevo vista nell'allenamento. Poi capita che prendi gol per un errore di lettura gravissimo della linea difensiva, un errore gravissimo. E poi è successo che c'è stato un blackout clamoroso. E io su quello gli ho detto, ragazzi, tanto la partita l'abbiamo persa uguale. Il blackout, la non voglia di recuperare una partita, ma non è ammissibile, non è una cosa che ognuno di noi può pensare di poter fare, il non reagire, il non provare a recuperare una partita. Ma non è che c'è, gli do due gocce e vanno forte, no? Nel senso, gli libero la testa, no, e devono trovare gli stimoli dentro di loro, e lo stimolo dentro di loro deve essere quello, ma basta perdere. Basta prendere gol, basta dopo che prendo gol è finita la partita. E allora ho cercato di lavorare, ho cercato di lavorare con sulla testa, ho cercato di alzargli l'autostima, facendogli vedere che, capire che le partite si possono riprendere, si possono anche vincere, si possono anche vincere dopo aver recuperato e poi anche perdere, perché può succedere, no? Però la mia squadra non può sparire dal campo, la mia come tutte le squadre, ma io parlo del mio Foggia, non può sparire dal campo una volta subito gol. E meritatamente la mia squadra ha reagito e ha fatto gol e ha recuperato la partita, meritatamente, perché eravamo sotto in modo immeritato. Quindi è soltanto un lavoro che loro hanno fatto grazie a me, che li ho spronati a fare questo, ma solo spronati, quindi lo potrebbero fare tutti, ma sono stati loro bravi a andare a ricercare qualcosa per poter reagire, perché sennò era un libro già scritto. Domenico Carella, Corriere del Mezzogiorno, buongiorno. Buongiorno. Ci parla un po' dell'Andria, che avversario è, viene sollevato con questo 3-0 picchiato a Messina, che partita si aspetta? Ah sì, cambiamo sistema di gioco. Un allenatore che conosco, un mio ex collega, che ho avuto il piacere di parlare di calcio 3 anni fa a un webinar che avevo fatto ad Ancona, così lui era venuto ad assistere e l'avevo capito che aveva idee, aveva voglia di... E quindi ritengo che sia un allenatore preparato, ha capito che la sua squadra era in difficoltà e l'ha cambiata, si stava giocando il posto. E per quello che ho visto è una squadra che ha un discreto palleggio, buona determinazione, una squadra che sa lottare per quello che deve fare, e quindi non sarà una partita facile. Non penso che possano venire qui, che vogliano venire qui in modo spavaldo, non me lo aspetto questo, e quindi per noi sarà ancora più complicato. Però è una squadra da prendere con le pinze, perché ha attacco della profondità, ha strutture nelle palle inattive, e quindi è un avversario, è uno scontro diretto. Ancora ce lo dimentichiamo, qualcuno se lo dimentica in maniera superficiale, è uno scontro diretto, e quindi tutti gli scontri diretti per qualsiasi posizione, sia alta che bassa, noi bassa lo devi prendere con le pinze. Prima mister ha parlato delle due punte a disposizione, Tanini e Bonseglia, che giustamente hanno delle caratteristiche personali differenti e modo di proporre il gioco differenti. Parlava di una scelta da fare, ma le chiedo, al netto del fatto che probabilmente uno di quelli calciatori più utilizzati, anzi sicuramente è stato Dursi in attacco, che le permette anche non di svariare, parte da sinistra e si accentra, insomma crea un po' di scompiglio in quella zona. C'è la possibilità, al netto di questo, di poter vedere anche quelle due punte diciamo più di ruolo, ecco, insieme in questo 3-5-2, oppure è una cosa che esclude in questo momento anche vedendo la forma di Dursi? Allora, il 3-5-2, secondo me, di base, per quella che è la mia idea, deve avere due attaccanti che siano abili ad attaccare la profondità. Tonin attacca la profondità, non è uno che non l'attacca, Tonin ha forza, è un ragazzo giovane, arriva da un'esperienza cesena dove ha giocato abbastanza, quindi è una coppia che può giocare. Gegé Dursi sicuramente è un giocatore che ha uno strappo che non ha nessuno in questa squadra, è un giocatore che secondo me era sprecato giocare esterno,
questa è la mia idea, perché quando ho un giocatore che ha una frequenza del genere, perché devo stringergli il campo quando invece glielo devo aprire il più possibile, secondo me devo aprirlo il più possibile in modo tale che lui possa sfruttare quella che è la sua qualità, a mio avviso migliore, perché ha uno strappo allucinante. E quindi, tornando alla domanda, sì, secondo me Ogunsei e Tony possono giocare assieme e possono anche giocare in questo 3-5-2. Mi ho fatto una domanda la scorsa settimana. Mi sono dimenticato di rispondere? No. Perché sennò sono vecchio, sono rimbambito veramente. No, le avevo chiesto una parola per definire quello che voleva vedere e quello che non voleva vedere. Lei mi ha detto crescita e non decrescita. Questa settimana invece quali sono le due parole? Uguale, preciso, identico, proprio senza spostarmi di un millimetro. Continuità e non discontinuità, così cambiamo l'aggettivo. Però noi dobbiamo andare avanti, noi dobbiamo crescere, dobbiamo avere un'identità ben definita e dobbiamo fare in modo che questa crescita sia sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico, fisico, realizzativo, perché sennò sei sempre impiccato. E mi piacerebbe fare gol nel primo tempo, cosa che il Foggia mi sembra a memoria. Lo statista cosa dice? Non è successo, quindi lo sapevo, volevo vedere se era preparato lei. Un paio di volte siamo andati senza andare in sondaggio nello spogliatoio all'intervallo, 2-3 volte massimo. Poi siamo andati sempre sotto due volte, gol. Una col Crotone e l'altra contro quando abbiamo vinto con Francavilla. Sì, sì. Sono preparato. Allora, buongiorno mister Pino Baldassare, Foggia Sport 24. Ho apprezzato moltissimo il fatto che lei abbia definito questa partita la peggiore delle tre di questo trittico, il fatto che lei abbia definito scontro diretto questa partitaccia. Cioè, io già so che stanotte non devo dormire, mentre non mi vergogno a dire, prima del Crotone tutto una tirata, ho dormito tranquillo tanto. Invece poi pessimista, vede, pessimista. No, sono molto realista e prima del Crotone stavamo messi male. Adesso basti pensare che noi in 3 giorni abbiamo raddoppiato i punti in classifica. Da 4 ci troviamo a 8. Vengo alla domanda. Io ho visto la partita di Castellammare di Stabia, come quasi tutte le trasferte, dalla televisione, quindi non ero né in panchina né in tribuna. Ho avuto questa impressione che quando è entrato Ogeri in campo è finito 11 contro 10. Cioè non sembrava più che la Juve Stabia avesse un uomo in più. E chiedo solo se ho visto bene o ho visto male, avendo la vista in TV. Grazie. Numericamente eravamo sempre 11 contro 10, vi assicuro. Numericamente. È entrato bene, è uno di quelli che è entrato molto bene. Conosco le qualità di Moses, quindi non è che faccio delle scelte in funzione di quelle che secondo me sono più utili in questo momento per la squadra. Lui sta lavorando e sa che ha la mia stima, però è entrato molto bene e ha fatto quello che gli avevo chiesto, perché a lui piace giocare davanti alla difesa, ma ha forza per fare la mezzala, ha forza per andare ad aggredire, ha forza per ribaltare l'azione, ha forza per arrivare a chiudere. È questione di dirgli in che cosa è bravo, anche non solo davanti alla difesa. È bravo anche ad attaccare, ad essere aggressivo in avanti. Poi ha una pulizia nel passaggio da playmaker che la può utilizzare da mezzala. E quindi bisogna dirgliele queste cose. Però si è fatto trovare pronto ed è stato bravo quando è entrato. Quindi è sicuramente un giocatore che io tengo assolutamente in considerazione. Poi le scelte poi sono sempre... non mettono mai d'accordo nessuno. Mai d'accordo nessuno, ma meno male. Meno male, perché sennò sarebbe tutto troppo semplice. Importante che loro sappiano, e io stamattina ho parlato con Schienetti, ho fatto 20 minuti di chiacchierata con Schienetti, perché Schienetti sembra fuori da tutto, no, in questo momento. Non si è scaldato, io ho parlato con Andrea, gli ho spiegato quella che è la mia idea, ci siamo capiti, ci siamo detti quello che vogliamo uno dall'altro, perché io non posso permettermi di perdere un giocatore come Schienetti, un giocatore come Peralta, un giocatore come Ogier, io non posso permettermi di perdere nessuno. E quindi il mio lavoro è quello di trovare una soluzione. In questo momento stiamo giocando 3-5-2, andiamo avanti a giocare 3-5-2. 3-5-2 ha mille sfaccettature, quindi ogni giocatore deve capire dove può essere collocato.
dove potrebbe essere collocato per le sue caratteristiche. Peralta può fare la mezzala che poi va a giocare tra le linee e ti manca la fase di non possesso, quindi Diego lavora sulla fase di non possesso in allenamento, l'impatto fisico, perché poi dopo organicamente non hai problemi. Quando hai la palla non hai problemi, dove hai problemi? In quello, e allora devi lavorare. Stessa cosa a Schenetti, ma tutti quanti, i difensori che giocavano dentro la palla, gli do la multa se giocano dentro la palla in costruzione, perché la copertura poi chi la dà? Se io sono aperto, do palla dentro, la copertura chi la dà? Mia nonna, che non c'è più, poverina. E allora ragionate fuori e do copertura. Sempre, bisogna essere sempre collegati, lucidi e pratici e semplici. Più messaggi semplici li do, più sono di facile comprensione. Dove lo vede Schenetti? Schenetti potrebbe essere un buon play, secondo me. Che sa giocare a calcio, che ti fa giocare a calcio. Deve lavorarci. È un ruolo dove le corse non sono più in verticale ma sono in orizzontale, però a piede, a tempi di gioco, quindi lavoriamoci, ci devo lavorare in allenamento, ho parlato e vedremo di provarci, poi dopo se è una cosa che non funziona, ognuno farà le proprie valutazioni e ognuno prenderà le proprie decisioni. Però in questo momento al 20, quanti ne abbiamo oggi? 20, boh, non ci vedo, 21? 21, io non posso permettermi di perdere un giocatore qualitativamente come Schenetti, e quindi io devo fare in modo che lui rimanga dentro il mio progetto. A posto? Grazie. Grazie a voi. Grazie.